Una situazione difficile, quella che vivono in Abruzzo i lavoratori dei call center. Tra le vertenze aperte, la più complicata è decisamente quella del consorzio lavorabile dell'Aquila, che dà lavoro a più di 500 persone, alcuni disabili. I sindacati sono tutti al lavoro per cercare di arrivare ad una soluzione che possa garantire il futuro occupazionale dei lavoratori. Il comparto dei call center è il comparto privato dove ci sono più lavoratori assunti. Avere una non stabilità occupazionale dentro questo comparto significa una tragedia sociale, perché sappiamo che sia all'Aquila che in provincia dell'Aquila la situazione economica è abbastanza delicata. Perdere un solo posto di lavoro comporterebbe una grave crisi sociale e molte famiglie si reggono appunto anche in maniera monoreditale attraverso questo lavoro soprattutto nei call center. All'Aquila abbiamo circa 1200 persone che lavorano in questo comparto, è un comparto privato dove la maggior parte delle persone hanno contratti a tempo indeterminato e una stabilità sia sociale quindi che familiare. Tre sono le vertenze aperte molto importanti che stiamo svolgendo all'Aquila, una è la 3G e anche in provincia, una è la 3G di Sulmona, dove abbiamo raggiunto un accordo firmato dalle RSU elette, e l'altra è su ICARE, dove System House attraverso il tribunale e vincendo quindi la causa, ICARE è costretta a dover restituire il primo lotto su Poste Italiane, e che purtroppo prevede degli esuberi che vanno dai 60 persone a 100 persone, e infine un'altra vertenza molto importante sul consorzio lavorabile, dove lì l'INPS, facendo uscire il bando, non ha garantito la territorialità, non ha garantito che tipo di contratto verrà applicato, per cui ci troviamo in una situazione di trincea e di iniziative di lotta per risolvere tutte quante queste vertenze appena annunciate.